Buongiorno, io ho il compito di sostituire il Presidente della Federazione che purtroppo in questo periodo ci sono diversi impegni istituzionali, era programmato che fosse qui, non può essere, mi incarica di salutarvi, mi incarica di trattare un argomento complesso perché teoricamente dovremmo avere anche degli studenti in aula, no? Quanti? Insomma, un bel numero. Pertanto immagino che siate parecchio interessati dall'argomento se esiste un problema occupazionale. In realtà il nostro Presidente, come l'altra volta, e in coerenza con il percorso e il ragionamento della giornata, non solo tratta un ragionamento sul fatto se c'è un problema occupazionale o meno, perché quello mi sa che è abbastanza evidente. Basta pensare che nell'ultimo anno siamo passati da partecipazione ad iscrizione di concorsi per assunzione, quando ce n'erano ancora, di 10-20 tecnici. L'ultimo concorso che conosco io che hanno bandito si sono iscritti in 543. Probabilmente c'è un problema occupazionale, pertanto la risposta è abbastanza semplice. Devo dire che Alessandro la volta precedente ha parlato a braccio, io gli ho detto se ti devo sostituire dammi una traccia, la traccia me l'ha data ed è la continuazione del ragionamento che avete aperto poc'anzi. Cercherò di essere sintetico. Avete parlato di ampliamento di competenze, io qui sono fortemente provocatore. Se esiste un problema occupazionale, esiste perché oggi il nostro sistema è statico. È statico. Abbiamo ingessato il sistema salute Italia con vignetta di precedente, un primo ministro che ha il dovere di tagliare se no andiamo sul lastrico e con il grande rischio di non tutelare più il paziente. Concordo quando i radiologi, ma tutto il mondo sanitario dice siamo in difficoltà perché rischiamo che taglia di qui, taglia di là, non assumi più il medico, non assumi più il tecnico, non assumi più l'infermiere, il tempo, se prima c'erano due persone a fare una cosa, adesso una persona fa due cose, se eravamo organizzati bene abbiamo dimezzato i tempi, se eravamo organizzati bene, ma non voglio aprire questo contenzioso. In realtà il discorso economico potrebbe anche semplicemente essere affrontato spendiamo dove è giusto spendere. A me hanno sempre insegnato nel management che bisogna far fare le cose al profilo professionale di competenza che costa il meno possibile. Pertanto se una cosa la posso far fare al tecnico, all'infermiere, all'ausiliario o a chi che sia, era un direttore generale che diceva ad un corso questa cosa e l'esempio l'ha fatto su se stesso dicendo se a me come direttore generale chiedessero di pulire i servizi igienici dell'ospedale gli direi di no, ma non perché sono il direttore generale, perché qualcun altro costa di meno, lo deve fare lui. Pertanto ampliamento di competenze. Se noi andiamo a prendere il già citato nostro codice deontologico, pone la persona al centro. Abbiamo appena detto che il sistema Salute Italia questa cosa la sta un pochettino forse abbandonando. Questo paziente lo stiamo mettendo in crisi per il poco tempo. Addirittura qualcuno diceva non abbiamo neanche più la voglia di porre la giusta attenzione all'esame, proprio perché ci manca il tempo, perché abbiamo queste difficoltà. Però il nostro codice ci dice che dobbiamo porre l'attenzione alla persona e allora ben venga l'opportunità proposta dal dottor Olivetti, richiesta più volte, eccetera. Confrontiamoci e valutiamo, perché se andiamo a leggere i documenti che la Società Italiana di Radiologia Medica ha messo in giro, cioè ha pubblicato e ha reso evidenze scientifiche, probabilmente dobbiamo iniziare a ragionare. Documento sull'emergenza, la Società Italiana di Radiologia Medica dice che una radiologia di pronto soccorso che faccia meno di 35.000 esami all'anno, pertanto immagino la vostra più o meno, credo che la realtà possa essere questa, ha una dotazione organica di 7 medici, 7 infermieri e 14 tecnici.
la radiologia di pronto soccorso, eh? È utopia? Io credo che se lo caliamo in tutte le realtà italiane è utopia. È significativamente giusto da un punto di vista scientifico? Sono assolutamente convinto di sì, perché se no una società scientifica non l'avrebbe scritto, e perché se è stato scritto ha dei riferimenti scientifici. Realizzabile? E qui è la domanda. 14 tecnici e 7 infermieri? Ferrari diceva all'inizio, io forse l'infermiere comincerei a dire che è, però di nuovo, fermiamoci, sediamoci e parliamone, perché se no da una parte chiediamo la luna, dall'altra la responsabilità generale della diagnosi, è stato detto, Mazzacurati l'ha ripetuto, è del medico, non c'è santo. Ma questo non vuol dire che non ci possano essere competenze che variano in relazione a che cosa? 20 studenti lo stanno facendo, ad una necessaria ed inevitabile bisogno di formazione. Alessandro ha scelto me per sostituirlo oggi per un banale motivo. Con un gruppo di colleghi siamo seduti a un tavolo con la Società Italiana di Radiologia Medica a discutere l'ampliamento di competenza dei tecnici di radiologia. Io ho l'onore da una parte, ma vi garantisco che è un grande onere, quello di coordinare questo gruppo, dove si sta ragionando che cosa vuol dire ampliamento di competenza per il tecnico. Opportunità lavorative future diverse? Certo che sì. Che saremo sempre tutti uguali? Certo che no. Perché le cose cambiano. Se siamo partiti negli anni 60 dove c'era la sanatoria, alla fine degli anni 60, oggi per fare il tecnico di radiologia hai bisogno di una laurea triennale esagerata. Beh, se facciamo un'analisi comparata con gli altri stati europei, americani, eccetera, forse ne troviamo anche diversi che hanno un percorso formativo addirittura superiore al nostro, perché fanno cose anche diverse rispetto al nostro. Abbiamo sentito prima, dopo vedremo, diagnosi, non diagnosi, termine assolutamente sbagliato, diagnosi, no. Formazione per fare qualcosa in più di quello che oggi il nostro profilo professionale ci consente di fare, ma aggiungiamo ancora un piccolo particolare. Purtroppo quello che già spesso facciamo, magari contro legge, che non ci è riconosciuto, rischiando quotidianamente. Scheda, accettazione, paziente, esempio del dottor Olivetti in risonanza magnetica, l'85% delle risonanze, questo è uno studio fatto su 110 radiologie in Italia, l'85% delle risonanze la raccoglie il tecnico. L'85% delle risonanze la raccoglie il tecnico, il 40% il medico è presente e la firma, il 45% non c'è neanche il medico e la firma, se si ricorda, a posteriori. Mazzacurati ci ha parlato di responsabilità di equipe citandola. Beh, quel tecnico lì è responsabile quanto il medico, sappiatelo. Sappiatelo. È responsabile quanto il medico, perché essendo professionista, essendo formato in ambito universitario, si dovrebbe rifiutare di farlo. E allora fermiamo le risonanze magnetiche? O vediamo, e accolgo la proposta, se quello non è un ambito di ampliamento di competenza. È piccolo? Però ragazzi, tra lavorare contro legge e riconoscerti un ambito, io credo che cominciando a ragionare anche sul piccolo, probabilmente tanti tassellini uno di fila all'altro vengono, perché potremmo parlare anche del consenso informato in TAC. Non è poi tanto diverso rispetto alla risonanza magnetica, eh? Non è poi tanto diverso. Avete citato quella che io chiamo scheda tecnica radiologica, quella che avete citato come raccolta dati. Gli infermieri hanno lottato 10 anni per fare un percorso del genere. I fisioterapisti l'hanno già raggiunto, i neurofisiopatologi ce l'hanno già, i cardioperfusori, e noi stiamo a discutere se farlo o se non farla. Probabilmente sediamoci di nuovo a un tavolo con tutta l'area radiologica e decidiamo come farla, ma non se farla. Anche in relazione a quello che sono
gli orientamenti delle società scientifiche, non solo nazionali ma anche internazionali, dove spazio di ampliamento, posti di lavoro, se vogliamo confrontarci con il mondo europeo per poter trovare posti occupazionali, dobbiamo essere formati nello schema del mondo europeo. Io non so se l'abbiamo già fatta questa analisi e non so se alcuni stati europei sarebbero proprio così contenti, certi uni sì, certi altri un po' meno, dipende di assumere un tecnico di radiologia. Allora, sì, no, lo deve fare lui, facciamoli insieme le cose, non si tratta proprio di giocare alla sorte, lancio il dado per capire dove, come, quando. Probabilmente se ci rendiamo conto che è un problema occupazionale, un problema di ampliamento di competenze, un problema di riconoscimento della professionalità specifica di esiste, vale la pena che ci confrontiamo. La commissione sulla quale stiamo lavorando con la Società Italiana di Radiologia Medica deriva da un bisogno espresso dalla conferenza Stato-Regioni al Ministero. La conferenza Stato-Regioni, gli assessorati alla salute o sanità delle varie regioni hanno espresso al Ministero un problema. Dicono, è inutile che ce la contiamo perché tanto il problema reale è i medici costano tanto, è triste dirlo ma lo devo dire, le regioni dicono se alcune competenze, i tecnici, gli infermieri, le altre professioni le possono acquisire nel rispetto di tutta una logica procedurale, normativa, formativa, eccetera, il sistema Salute Italia deve mantenere l'efficienza più alta possibile con il minor costo possibile. Vuol dire che assumeranno meno tecnici, cioè più, meno medici e più tecnici? Io questo non lo so, perché nessuno ha ancora finito questo studio. È possibile? Sì. È auspicabile? Dipende. Il cittadino avrà le stesse garanzie? Allora se così è auspicabile. Se il sistema salute perde in qualità, noi come seri professionisti dovremmo dire no. Il ragionamento sta tutto qui. È chiaro che è un equilibrio, è chiaro che è una difficoltà, ma guardate che la commissione ministeriale che è stata insediata per questo lavoro ha definito tutte queste come aree di ampliamento di competenza dove questo tavolo che sta in SIRM sta studiando dei documenti da presentare affinché dopo percorsi formativi il tecnico possa ampliare delle competenze. Ampliare però non vuol dire fare quello che facevo ieri, quello che era il mansionario, perché se dobbiamo riscrivere un mansionario è una follia. Dobbiamo scrivere dei profili, un nuovo profilo del tecnico che primo acquisisca quello che già facciamo e che rischiamo tutti i santi giorni e che abbiamo citato prima. Secondo, se ci sono ambiti di ulteriore collaborazione o competenza che possono supportare ulteriormente il clinico nella propria attività, ottimizzare il processo sanitario, costare di meno, parliamone. Di fatto ne avete già parlato di alcuni elementi di questo genere. Prima avete parlato della evidenziazione di eventuali anomalie, è la slide successiva. Però questo è l'articolo che è uscito sul giornale della Toscana 15-20 giorni fa, scusate, non era questo. Questo è l'assalto così. Oh, c'è il file. Ah, c'è un articolo, qui c'era l'immagine di un articolo, si vede che non l'ho salvato. Il caso in Toscana, dove hanno i NAS, sono entrati in un laboratorio di radiologia e hanno inquisito tecnici, medici, dirigenti aziendali. Perché? Perché in quel laboratorio di radiologia i tecnici lavoravano da soli, facendo esami scheletrici. Legge 25, profilo professionale, tecnico lavoro in autonomia sullo scheletro e sul torace secondo le indicazioni del responsabile di servizio. Questa è la legge. Lì lo facevano, mandavano le immagini al centro di Pistoia di riferimento in teleradiologia, il medico vedeva, perché adesso l'hanno sospeso, le immagini, rimandava il referto. In linea di principio
ormai chi fa teleradiologia, Piacenza, Trento, Padova, il mondo intero, poco più, poco meno, e dico poco più, poco meno perché ci sono degli escamotage diversi, questo è il percorso. I NAS hanno contestato questo percorso e hanno detto, hanno inquisito i tecnici per esercizio abusivo della professione medica. Perché? Perché il principio di giustificazione è del medico, secondo la 187, non essendo presente in sede il medico, non essendo il medico a raccogliere l'anamnesi del paziente, e ne parlavate prima, non essendo lui che giustifica la richiesta, torace per febbre, che vuol dire? Ha fatto terapia, non l'ha fatta, te l'ha da 5 giorni, da 10 giorni. I NAS dicono, tutta questa cosa qui compete solo ed esclusivamente al medico. Il tecnico ha fatto esercizio abusivo della professione perché ha fatto questa parte che è del medico. Il medico non era presente, pertanto ha le sue responsabilità, ha inquisito tutti. Adesso vedremo che cosa succede, perché c'è tutto un bel discorso dietro. Però mi viene da domandare, quanti di voi fanno esami scheletrici e quante volte l'impegnativa viene vista dal vostro radiologo? Allora, se vengono in NAS, ci mettono dentro tutti. E vabbè, così almeno potete animarvi dopo e scatenarvi, no? Allora, per contro, vediamo realtà di questo genere. Screening cardiologico completo con visita medica, eccetera, eccetera. Tac, scan total body a 349 euro invece di 1190. Queste sono le offerte internet e Marco è un... lui si diverte a ricercarle. Attenzione però, perché poi se andiamo a vedere ti dicono anche quanta gente ha già acquistato questi pacchetti. Internet. Io leggevo un interessante studio fatto. Il 38% delle persone sopra i 60 anni ha incrementato la propria competenza ed utilizzo di internet nell'ultimo anno. Vuol dire che gli possiamo, perdonate la cattiveria, vendere, tra virgolette, di tutto a questa gente. E ne è la prova. Però vorrei capire quando lì c'è un medico radiologo, un tecnico che esegue gli esami, che significato ha. Eh sì. E allora io sono sempre più convinto che se come federazione abbiamo la voglia di mettere fuori questi documenti, preparazione e somministrazione dei mezzi di contrasto, citava Luigi nella sua presentazione, vi garantisco sempre lo stesso lavoro di prima, 110 radiologie in Italia, è emerso che nel 57% delle radiologie private i tecnici iniettano, ma lo strano è che nel 22% delle pubbliche. Allora io qualche domandina comincio già a pormela, di nuovo, ha senso che continuiamo a fare ragionamenti ormai vecchi, o possiamo metterci in discussione anche su questi argomenti? Perché poi, se vado a vedere gli altri stati, guardate che cosa succede. Chi inietta, chi non inietta? Preparazione, somministrazione e accesso venoso. Austria, Francia, Malta, Olanda, Inghilterra. Germania sì con medico in struttura, sì con medico in struttura. Forse una domanda anche qui dobbiamo porcela. Ampliamento di competenze? Livelli occupazionali? Certo che se io in un attacco metto un tecnico e un infermiere... l'infermiere fa una parte, ma se devo togliere l'infermiere non posso pensare che il tecnico faccia tutto da solo. Pertanto, se parlo di occupazione, posso pensare di ampliare l'occupazione. E non è una rivendicazione sociale e sindacale, è una rivendicazione professionale. Perché al pomeriggio dopo le 4 di notte, nel 90% dei casi non abbiamo l'infermiere, nei 90% dei casi abbiamo conflitti interni, il medico arriva in reperibilità tardi, non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sono provocatore anche in questo, quella che come federazione viene chiamata rilevazione delle alterazioni alla normale anatomia radiologica, ne abbiamo discusso prima, non è diagnosi, è il bollino rosso su un qualcosa che al tecnico non va,
nessuno di noi dice al radiologo non guardate il dichiarato normale dal tecnico, non ce lo permetteremo mai di dire una cosa del genere. Ma troppe e tante volte, se andate in una sala chiara, sentite il radiologo che chiede al tecnico che cosa ne pensi. E allora riconosciamo questo processo di area radiologica forte, come strutturandolo, confrontandoci, parlandone. Questa frase è tratta da una lettera che le società, ho finito, le società, diverse società mediche hanno scritto al ministro dopo che la conferenza Stato-Regioni ha fatto quel lavoro che vi ho detto prima. La professione medica è una garanzia per il cittadino, la demedicizzazione ingiustificata dall'assistenza non dà garanzia al paziente. Io sono assolutamente d'accordo nel principio, ma il sistema Salute Italia è fatto da tutti i professionisti sanitari, pertanto questa frase va dichiarata da tutti i professionisti, ognuno per il proprio ambito di... Non è una rivendicazione, è una partecipazione, una collaborazione. Di fatto la Società Italiana di Radiologia Medica ha chiesto a noi di sederci e questo abbiamo apprezzato. Sediamoci, discutiamone e vediamo. Poi quello che avviene nel tavolo è ovvio che ognuno tira l'acqua al proprio mulino, ma dal confronto, dallo scontro, dal confronto costruttivo nascono le opportunità di miglioramento e di crescita per chiudere con la frase di Alessandro, ma soprattutto per lasciare a voi lo stimolo del dire siamo pronti a metterci in discussione in questo modo qua? Siamo pronti ad accettare che prossimamente, se ci sono ampliamenti di competenze diverse, ci sia un contratto che definisce livelli di retribuzione diversi dei tecnici di radiologia? Siamo pronti a riconoscere che qualcuno ha dedicato più tempo, ha fatto più cose ed è diverso da me? O il sistema pubblico deve continuamente dire siamo tutti uguali e tutti contano per? Perché se non togliamo questa base di ipocrità, forse facciamo fatica a fare tutto il resto del ragionamento. A voi. Ci sono domande, una considerazione che mi viene spontanea. È ovvio che a aumento di competenze del tecnico corrispondono anche aumento di responsabilità con problemi assicurativi connessi, perché uno dei problemi il problema assicurativo sta emergendo sempre più nella sanità lombarda, ma credo italiana, dove le assicurazioni si rifiutano di coprire. Perché ad esempio qui a Cremona adesso passeremo ad un'assicurazione tale per cui c'è una franchigia di 250.000 euro. Per cui attenzione che a queste responsabilità corrispondono premi assicurativi evidentemente maggiori e la necessità comunque di assicurarsi.